Settimana scorsa ci siamo lasciati con Gesù che accompagna Nicodemo, un ebreo di serie A, in un percorso di fede. Oggi scopriamo che dei greci, considerati pagani, vogliono vedere Gesù. Insomma, tutti possono incontrare Gesù e essere accompagnati da lui. Però un attimo, questi greci vogliono vedere Gesù. Cosa vuol dire vedere Gesù? È come se fosse un personaggio famoso o un monumento. Magari vogliono anche un autografo. Forse questi greci non hanno imboccato la strada giusta. Ecco perché Gesù e i suoi discepoli condivide l'essenza della sua missione. Ormai Gesù ha compreso bene che cosa deve fare. Deve donare la sua vita per la nostra salvezza. Questi cercano un personaggio famoso. Gesù risponde dicendo che è il chicco disposto a cadere per terra per dare frutto. È colui che è disposto a donare la sua vita per la nostra salvezza. Come affronta Gesù questa sua missione? L'Evangelista Giovanni ci aiuta a entrare nel cuore, nella psicologia di Gesù. Gesù ha paura perché sa che è una scelta dolorosa e difficile dare la sua vita, ma non per questo perde la sua fiducia in Dio, anzi affronta e accetta la sua missione con entusiasmo, con grinta, senza alcuna esitazione. Gesù allora lo dice chiaramente, è disposto a donare la sua vita e quando sarà innalzato da terra con la croce attirerà tutti a sé. Altro allora che personaggio famoso, celebre a cui chiedere un autografo. Gesù è un amico che è disposto a donare la sua vita per la nostra salvezza. Come si fa a non amarlo? Buona settimana!